Il governo giallorosso si prepara alla convergenza anche a livello regionale sulla proposta di un patto civico in Umbria lanciata da Di Maio, ma nel Partito Democratico si fa sempre più concreto il rischio scissione dell'ala renziana. 20 deputati sarebbero pronti a lasciare i vertici del partito, da Zingaretti a Franceschini, invitano a non fare passi falsi. A Palazzo Chigi giurano i 42 sottosegretari e viceministri del nuovo governo. Il presidente del Consiglio Conte detta la linea. Dialogo in Parlamento e orecchie per ascoltare la gente. Salvini, dopo aver incassato a Pontida l'appoggio del popolo leghista, torna ad attaccare quella che definisce l'alleanza della disperazione, dando appuntamento alla manifestazione del centrodestra il 19 ottobre a Roma. Nuovo tonfo in borsa per Atlantia dopo le inchieste sui falsi rapporti sulle infrastrutture. Edizioni, la holding dei Benetton che la controlla, smentisce l'intenzione di procedere con la vendita di quote di Autostrade. Oggi si riunisce il CDA, i commissari straordinari sarebbero orientati a dare tempo fino al 15 ottobre al consorzio formato da FS, Delta, Atlantia e MF per definire l'offerta e il piano per l'Italia. Gli attacchi ai pozzi dell'Arabia Saudita fanno volare il prezzo del petrolio, un aumento del 20% che non ha precedenti, una perdita stimata di quasi 6 milioni di barili al giorno. In calo tutte le borse, con Milano che perde oltre l'1%. Teheran intanto respinge le accuse degli Stati Uniti d'America. Sono infondate, noi con l'attacco non c'entriamo e Pechino invita le parti alla moderazione. Nuovi incontri diplomatici per evitare una Brexit senza accordo. Proprio in queste ore il presidente uscente della Commissione europea, Juncker, sta incontrando il premier britannico Johnson. L'Europa non perde mai la pazienza, è lo spiraglio aperto da Juncker, ben diversi i toni del primo ministro che ha anticipato. Londra uscirà dall'Unione europea, come farebbe Hulk. Blitz della polizia negli ambienti del tifo juventino, ricattavano la società per ottenere privilegi. 12 le misure cautelari nei confronti di capi ultra bianconeri, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Sono complessivamente 37 le persone indagate, perquisizioni in tutta Italia a denunciare i fatti gli stessi dirigenti bianconeri. Milan e Roma si riportano nella parte alta della classifica, agevole 4-2 dei giallorossi contro il Sassuolo, mentre a Verona il Milan soffre ma vince con un gol di Piontek, sabato il derby della Madonnina. Questa sera il Torino ospita il Lecce, con una vittoria granata supererebbero la Juventus, tornando in vetta con l'Inter, che domani debutta in Champions insieme al Napoli. Buongiorno e benvenuti al telegiornale della 7. Allora, da oggi il governo è ufficialmente al completo dopo il giuramento questa mattina dei 42 sottosegretari e viceministri davanti al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un passaggio questo naturalmente essenziale in vista anche di appuntamenti cruciali come il prossimo varo della legge di stabilità. Ma ci sono anche le elezioni regionali ormai prossime, qui le due componenti dell'esecutivo provano a giocare la carta dell'unità, anche se la parola divisione serpeggia all'interno dello stesso Partito Democratico. Non dimenticate mai che noi abbiamo l'obiettivo ovviamente di realizzare un'azione di governo, ma dobbiamo farlo nel dialogo con le forze in Parlamento, oltre che ovviamente tendere sempre l'orecchio alla comunità, alle persone, alla gente che noi incontriamo quotidianamente. Nessun isolamento nel palazzo, il sottotesto del Premier che prova ad arginare l'immagine di un governo lontano dalla gente, ritagliata per l'esecutivo dall'opposizione leghista. Lo fa nel giorno del giuramento dei 42 tra viceministri e sottosegretari a Palazzo Chigi, passaggio che completa ufficialmente la squadra di governo. Esecutivo giallorosso che fa le prime prove tecniche di saldatura anche a livello locale. Ieri la proposta a sorpresa di Di Maio, che ha aperto ad un patto civico in Umbria, la prima delle regioni
regioni al voto già il 27 ottobre. Un cambio di paradigma gradito al PD, che prevede un passo indietro della classe politica per una possibile convergenza su un candidato comune. Sembra infatti la via migliore per provare a contrastare l'avanzata della destra. Ma per i Dem lo scoglio più grosso in questo momento sembra essere la scissione renziana. Progetto tutt'altro che remoto, i suoi fedelissimi infatti parlano di strappo imminente. Primo segnale l'addio alla direzione PD del fedelissimo Giachetti, candidato alla segreteria alle ultime primarie. Ma le grandi manovre avverranno in Parlamento, sarebbero già pronti a mollare gli ormeggi 20 deputati alla Camera, numero sufficiente a formare un gruppo autonomo e una manciata di senatori. A Palazzo Madama il regolamento non consente la nascita di nuovi gruppi, ma l'obiettivo sarebbe quello di colonizzare il gruppo misto. Uno strappo dalla casa madre, il PD, seppur con la garanzia di restare nel perimetro del governo, puntando però a diventarne un azionista diretto. Ma lo Stato Maggiore Dem, da Zingaretti a Franceschini, invita a non fare passi falsi. Sarebbe un trauma, dice Zanda. Non avrebbe senso logico in calzalette e sarebbe difficile da spiegare, visto che il governo lo ha voluto proprio Renzi. Ma per mandarlo avanti ci vuole unità e umiltà. Castagnetti, Dem di lungo corso, molto vicino al presidente Mattarella, bolla come irresponsabile la possibile uscita di Renzi, cui riconosce il merito di aver rimosso un divieto al dialogo con i 5 Stelle. Quando ci si scinde l'avvertimento di Castagnetti, la conflittualità tra le due parti porta a danneggiare la coalizione fino a farla finire. E ormai all'opposizione Matteo Salvini, il leader della Lega, torna ad attaccare il governo. Lo fa l'indomani del raduno di Pontida e anche in vista di una grande manifestazione del centrodestra che è stata convocata per il prossimo mese di ottobre. È una iniziativa che nelle intenzioni dovrebbe raccogliere più consenso possibile. Un governo abusivo e irrispettoso che presto sarà mandato a casa col voto degli italiani. Incassato l'appoggio del popolo leghista chiamato a raccolta ieri a Pontida, Matteo Salvini torna ad attaccare di prima mattina l'alleanza giallorossa, rilanciando l'appuntamento del 19 ottobre, la protesta di piazza contro il governo che riunirà l'intero centrodestra a Roma e che nelle intenzioni dell'ex vicepremier dovrebbe segnare l'esordio di un nuovo modo di fare politica che va oltre le vecchie sigle di coalizione. Mi sono visto sentito con Berlusconi e Meloni, l'appuntamento è aperto a tutti gli italiani che non si sentono rappresentati da Conte e Di Maio, incalza il leader del Carroccio che dopo l'uscita da Palazzo Chigi si è goduto il bagno di folla fra i suoi militanti che ieri lo hanno accolto con l'impegno a non lasciarlo solo nella battaglia contro l'esecutivo traditore Conte 2. Sicuri che presto la Lega tornerà a governare riprendendosi tutti i ministeri con gli interessi, come ha detto Salvini, che ha indirizzato le sue parole più pungenti non a Di Maio, che considera ancora un amico, ma al premier, artefice a suo dire di aver svenduto la sovranità e l'economia dell'Italia in cambio di appoggi internazionali. Il leader del Carroccio è determinato a fare un'opposizione durissima, a cominciare dalla raccolta delle firme in lungo e in largo per l'Italia, per il referendum sulla legge elettorale, l'obiettivo è cancellare la parte proporzionale, e sulla sicurezza, semmai l'attuale esecutivo dovesse modificare i decreti da lui promossi. Salvini ha anche promesso che il suo primo atto, quando tornerà di nuovo al governo, sarà la flat tax al 15%, uno dei suoi cavalli di battaglia azzoppato dall'alleanza giallorossa. Anche il PD ha avuto la sua dose di accuse. Berlinguer, ha detto, si rivolterebbe nella tomba vedendo la sinistra di oggi, che non parla più agli operai ma ai banchieri. Poi è passato al tema bibbiano. Mai più bimbi rubati a mamma e papà, mai più bimbi usati come merce, ha detto dopo aver fatto salire sul palco alcuni bambini presenti alla manifestazioni, fra i quali c'era anche una delle minori coinvolte nella vicenda. Apriamo la nostra pagina politica con notizie non buone sul nostro debito che a luglio sfonda quota 2.400 miliardi di euro, attestandosi a 2.409 miliardi. Nel mese scorso il passivo delle amministrazioni pubbliche è infatti cresciuto di oltre 23 miliardi rispetto al mese di giugno, quando l'ammontare delle passività era fermo a 2.386. Lo sforamento è tutto concentrato sulle spese dell'amministrazione centrale, il debito delle amministrazioni locali è infatti diminuito dello 0,1%. Questo dunque
Per quanto riguarda il nostro debito così alto e così preoccupante, zavorra pesante alla che influenza le scelte dei mercati e borse che oggi penalizzano fortemente il titolo di Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton e che fa capo a società Autostrade, a cui il capo politico del Movimento 5 Stelle Di Maio vuole imporre la revoca delle concessioni, anche alla luce delle recenti notizie di giustizia. Il titolo di Atlantia crolla in borsa e l'effetto consiglio d'amministrazione, quello che si tiene nel pomeriggio a Treviso e dal quale potrebbero emergere importanti novità sul futuro del gruppo. Il CDA è quello di Edizione, la holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia, che a sua volta controlla Autostrade. Il passaggio di oggi è chiave dopo i provvedimenti cautelari emessi dalla Procura di Genova nei confronti di alti dirigenti di Autostrade Spea, la società che si occupa della manutenzione dell'inchiesta BIS dopo quella sul crollo del Ponte Morandi. Perché l'azienda deve salvaguardare la sua reputazione alla luce anche degli elementi emersi dalle indagini, manager che alteravano i dossier sullo stato di alcuni viadotti per ridurre i costi della manutenzione. E alla luce delle reazioni politiche sul caso, Luigi Di Maio è tornato a chiedere la revoca della concessione e ha incassato anche la cauta apertura del PD. Questa vicenda non deve diventare una questione politica, deve prevalere il buon senso, la magistratura deve fare il suo corso, dobbiamo evitare polveroni politici che non ci portano da nessuna parte, ha dichiarato poco fa il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, interrogato sul pressing dei 5 Stelle per la revoca. La poltrona che traballa in queste ore frenetiche è quella della D di Atlantia Giovanni Castellucci, indagato come ex amministratore delegato di Autostrade per il crollo del ponte. La società ASPI nel frattempo ha messo in campo un'operazione trasparenza con la pubblicazione sul sito della mappatura di tutti gli interventi di progettazione e manutenzione dei viadotti. Ma il segnale che qualcosa sta per cambiare era già arrivato sabato con la nota ribadita ieri dei Benetton, nella quale venivano annunciate tutte le iniziative doverose e necessarie a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle società controllate e partecipate. Smentita l'ipotesi che circolava anche ieri su una possibile vendita di Autostrade, non è sul tavolo, dice seccamente il top manager della società Gianni Mion. Più probabile una resa dei conti con il management, si capirà forse oggi. Anche le borse, dopo la perdita del 4,24%, stanno a guardare. Una delle grandi sfide per il governo italiano e per l'Europa tutta è sicuramente quella della gestione del flusso dei migranti. Appunto, se ne stanno occupando molto attentamente a Bruxelles, la nuova Commissione europea ha messo delle grandi priorità in tal senso e poco fa la Germania ha detto che da sempre ha partecipato alla redistribuzione ad hoc dei migranti, ciò nonostante non abbiamo ancora trovato una procedura adeguata, lo ha detto il portavoce del governo tedesco Seibert in conferenza stampa a Berlino. Ha insistito dicendo che l'Europa ha bisogno di un accordo affidabile sul modo in cui gli sbarchi devono e possono essere gestiti nello spirito della solidarietà europea. Sappiamo appunto di migranti che approdano sulle nostre coste meridionali e che poi necessariamente devono essere redistribuiti in modo equo nel resto del continente. E rimanendo a parlare di questo, purtroppo le notizie sono anche quelle di chi sulla pelle dei disperati fa business, lucra, e sono stati arrestati due egiziani, un guineano che appunto dall'hotspot di Messina questo facevano. Sequestravano i migranti e li lasciavano partire solo dopo mesi di violenze e di torture, solo dopo il pagamento di un riscatto da parte dei familiari. Due egiziani e un guineano, tutti sotto i 30 anni, sono stati arrestati nell'hotspot di Messina dove alloggiavano. I tre sono stati incastrati dalle testimonianze di molti migranti che hanno raccontato agli inquirenti della Procura di Agrigento e alla DDA di Palermo gli abusi subiti. Per la prima volta è stato applicato in Italia in un'inchiesta sull'immigrazione il reato di tortura, oltre a quelli di sequestro di persona, tratta di esseri umani e violenza sessuale. Il procuratore di Agrigento, Patronaggio, ha detto che questo importante lavoro investigativo ha messo alla luce le inumani condizioni di
vita all'interno di questi capannoni di detenzione libici. C'è la necessità, aggiunto, di agire a livello internazionale. I migranti hanno riconosciuto i loro aguzzini attraverso le foto che gli agenti della polizia di Agrigento gli hanno mostrato. Il lager in cui avvenivano le torture era quello di Zawiya, un centro di detenzione ufficialmente gestito dalla polizia libica, dove ha accesso anche l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. I migranti raccontano che in quel centro si moriva di fame e nessuno veniva curato, che tutte le donne venivano sistematicamente violentate da 2 libici e 3 nigeriani che gestivano la struttura. Molti hanno detto di aver visto detenuti morire per i colpi subiti nel campo. Il capo della struttura si chiama Osama ed è libico. Nel provvedimento di fermo i magistrati parlano di sistematiche percosse con bastoni, calci dei fucili, tubi di gomma, frustate e scariche elettriche, con ripetute minacce gravi e la mancanza di cure mediche e di beni di prima necessità. A Lampedusa sono intanto iniziate le procedure di trasferimento dei migranti dallo spot che aveva superato di gran lunga la capienza massima di 95 persone. Ora al suo interno ci sono 154 migranti dopo il trasferimento di 70 persone a Porto Empedocle, un trasferimento concordato tra il sindaco e il Viminale. E a Roma sono stati rinviati a giudizio 2 ufficiali militari con l'accusa di aver ritardato i soccorsi ad un barcone carico di migranti naufragato a ottobre del 2013 al largo di Lampedusa. In quell'occasione morirono 260 persone, tra cui 60 bambini, erano migranti siriani in fuga dalla guerra. I 2 ufficiali erano all'epoca i responsabili delle sale operative di Guardia Costiera e Squadra Navale della Marina. I capi di imputazione sono rifiuto d'atti d'ufficio e omicidio colposo. Il processo si svolgerà il prossimo 3 dicembre. Cambiamo argomento, l'impatto sulla produzione mondiale di petrolio di greggio dopo l'attacco che c'è stato a 2 raffinerie gigantesche in Arabia Saudita da parte dei ribelli sciiti yemeniti, che chiedono a Riyadh di interrompere le operazioni militari appunto nello Yemen, dove una guerra che ormai dura da 4 anni sta provocando dei veri e propri disastri umanitari. Gli Stati Uniti, che stavano per intavolare delle nuove relazioni diplomatiche con Teheran, adesso accusano l'Iran di essere dietro questi attentati, di essere il vero mandante. Quasi il 10% in più in tutte le borse. Le quotazioni del petrolio sono risalite dopo gli attacchi ai pozzi dell'Arabia Saudita del fine settimana scorso. L'effetto sui mercati era atteso, come del resto il calo generalizzato, e Piazza Affari a Milano a metà giornata è discesa di oltre l'1%, con la perdita di quasi 6 milioni di barili al giorno, praticamente il 5% della produzione mondiale. I bombardamenti con i droni agli impianti della compagnia Aramco, rivendicati dalle milizie yemenite filo-iraniane, rappresentano il danno più grande provocato da un singolo evento per i mercati petroliferi mondiali. Nemmeno la rivoluzione iraniana nel 1979 e l'invasione del Kuwait nel 1990 avevano determinato un calo produttivo come quello attuale. L'Arabia Saudita oggi ha annunciato comunque di voler ripristinare subito di 1/3 le sue forniture petrolifere, mettendo mano anche alle vaste riserve, pronte a immettere sul mercato 2,5 milioni di barili giornalieri. Per tornare alla piena capacità delle 2 maxi raffinerie colpite ci vorranno comunque in realtà settimane. E gli insorti yemeniti vicini all'Iran, che sabato hanno rivendicato gli attacchi, hanno avvertito le compagnie petrolifere straniere e i loro dipendenti di stare lontani dalle raffinerie di Bahkaib e Kurais, considerate ancora potenziali obiettivi. Dopo la condanna americana dell'Iran come presunto mandante dei bombardamenti, la Cina oggi ha invitato Washington alla moderazione in assenza di prove chiare e di un'indagine indipendente sugli attacchi. Teheran ha di nuovo respinto categoricamente le accuse di coinvolgimento nella vicenda. Intanto l'Organizzazione dei Paesi Produttori, l'OPEC, sta valutando le eventuali misure per compensare il fermo saudita e bilanciare i prezzi mondiali, anche se per la Russia al momento non sussistono le condizioni per un incremento della produzione.
E quanto accade tra Arabia Saudita, Iran e Stati Uniti d'America naturalmente coinvolge molto da vicino Israele. Israele è un paese che domani si reca ancora una volta alle urne, si parla di elezioni politiche, il premier uscente Benjamin Netanyahu, travolto da inchieste giudiziarie, che ha assunto posizioni sempre più radicali di destra, non si trova in questo momento, almeno stando a quanto ci dicono gli ultimi sondaggi pubblicabili, in posizione favorevole. Infatti è un testa a testa con il centrista Gantz, che vorrebbe imprimere una svolta più moderata al paese, ad Israele. E la situazione però appare quella dell'ingovernabilità. A dover fare da ago da bilancia con ogni probabilità c'è Avigdor Lieberman, il rappresentante dei russi israeliani, dei russi in Israele. Allora vediamo il servizio della nostra inviata. Inizia presto l'ultima giornata di campagna elettorale di Avishai Lieberman, l'ex ministro ex sodale di Netanyahu, che sveglia l'elettorato ribadendo, come un coniuge divorziato, che la storia con Bibi è finita, proprio finita, non ci parliamo più. È lui, uomo degli immigrati russi, a poter decidere dove conquistare, pronto a qualsiasi coalizione, basta che non entrino i due partiti religiosi. Sarà un giorno lungo per Israele, con il premier che, dopo la riunione di gabinetto nella Valle del Giordano, oggi annuncia alla radio militare che è pronto all'annessione di Hebron, città della Cisgiordania con una storia di tragedie e con la più alta popolazione di coloni israeliani. È il titolo della giornata, ma deve specificare se sarò eletto, e i numeri fino ad ora non gli danno alcuna sicurezza. Il Likud è tallonato dalla formazione Kahol Lavan, blu-bianco di Benny Gantz. Si fronteggiano i manifesti elettorali all'entrata di Sderot, cittadina a un chilometro da Gaza, 19.000 abitanti che non si vogliono abituare alle sirene d'allarme per i missili lanciati dalla striscia. E nonostante Amir Peretz, il leader più barricadero di un partito laburista in piena crisi, viva qui, è il Likud a vincere, e bene, da tanti anni. Il numero magico è 61, i seggi che garantiscono la maggioranza alla Knesset, e nessuno si permette di minimizzare il peso che potrebbe avere la lista araba unita, che spera di ottenere più di 10 seggi. Arriva da ogni parte l'invito ad andare a votare, l'estensione è alta e lo è stata anche qui a Rahat, alle porte del Negev. E sono già arrivate le urne elettorali qui alla scuola elementare Dan Khaldun. Bibi Netanyahu, nella sua campagna elettorale dura e cattiva, se l'è presa anche col milione di votanti arabo-israeliani. Voleva mettere, per paura di brogli elettorali, le telecamere nei seggi, ma questa proposta è stata respinta e ritenuta anche indegna il 9 settembre. Ayman Odeh, leader della lista araba unita, ha aperto una possibile collaborazione con una coalizione di centrosinistra, purché si torni a parlare della questione palestinese. Per questo il Likud ha paura del loro voto. Passano i camion con i carri armati su queste strade a un passo da Gaza. Sicurezza innanzitutto, continua a ripetere Netanyahu, quella che dice di aver garantito nei suoi 13 anni. Il suo elettorato lo ha vissuto come un regno, ma il trono questa volta potrebbe traballare. In Gran Bretagna invece sono ormai passati degli anni da quel voto, da quel referendum che ha sancito l'unione e dall'uscita europea del paese. La situazione è ancora molto difficile, le modalità sono tutte da decidere. Il premier da poco a Downing Street, Boris Johnson, incontra in Lussemburgo oggi il presidente uscente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e tra poco alle ore 15 è prevista una conferenza stampa. Salmone e lumache, ma il piatto forte ovviamente è la Brexit. E questo è il menù del pranzo tra Boris Johnson e Jean-Claude Juncker. Primo incontro tra il premier britannico e il capo della Commissione europea uscente da quando a luglio il nuovo inquilino è arrivato a Downing Street. L'Europa non perde mai la pazienza, ha risposto Serafico Juncker all'arrivo alle domande dei giornalisti. Un approccio, avremmo detto una volta, molto soft, molto British. Ma adesso da Londra i toni sono molto diversi. In un'intervista al Mail on Sunday ieri, Johnson ha paragonato la posizione del suo governo niente meno che a quella dell'incredibile Hulk, personaggio dei fumetti dalla forza incontenibile, anche se, particolare da Johnson evidentemente trascurato, non particolarmente intelligente quando si trasforma. Ma il paragone era
era piuttosto centrato sul fatto, parole testuali, che quanto più Hulk si arrabbia, tanto più la sua forza cresce. Spezzeremo le catene e usciremo dall'Unione, accada quel che accada. Folklore a parte, sul piano dei contenuti, Johnson ha sostenuto, come ha ripetuto più volte in questi giorni, che ci sono stati grandi progressi nei negoziati e si è detto fiducioso che al vertice europeo del mese prossimo sarà in grado di sottoscrivere un accordo da far approvare al suo Parlamento. Finora però da qualunque fonte europea è stato ribadito, ultimo il capo negoziatore Barnier presente all'incontro di oggi, nei giorni scorsi, che di proposte concrete Londra non ne ha fatte ancora. Vedremo se la conferenza stampa dei due, prevista per il primo pomeriggio, sarà in grado di offrire lumi. La settimana di Johnson poi proseguirà domani con un appuntamento decisivo. L'Alta Corte di Londra dovrà decidere se accogliere il ricorso presentato dagli oppositori del Premier contro la proroga, in altre parole la chiusura, del Parlamento. Una corte scozzese la settimana scorsa l'ha dichiarata illegittima, sostenendo che le motivazioni di Johnson, Westminster bloccato per 5 settimane per consentire al nuovo governo di far presentare Elisabetta il nuovo programma, fossero false e che il blocco in realtà servisse fondamentalmente a impedire al Parlamento il controllo sul governo stesso. Domani, dicevamo, si pronuncerà a Londra. In caso di giudizio negativo, da Johnson ci si aspettano le dimissioni, ma ormai la Brexit ci ha abituato ad ogni sorpresa. Ora la cronaca giudiziaria, perché sono tanti e anche molto gravi i reati di cui dovranno rispondere diversi tifosi juventini arrestati dalla polizia. Gestivano un business dei biglietti e ricattavano la società. A queste condizioni non ci stiamo e ve l'andate a prendere, l'andate a pagare questa cosa. Ci saranno delle conseguenze, ma non conseguenze nel senso gambizzazioni, minacce, ricatti e violenza alla Juventus per ottenere privilegi, soprattutto sui biglietti scontati da rivendere illegalmente. Parlavano così due capi ultras bianconeri, Salvatore Cava, uno dei leader dei Drughi, e Fabio Trinchero, esponente dei Viking. Ci sono anche loro tra le 12 persone arrestate questa mattina dagli uomini della Digos di Torino, tutti i leader dei vari gruppi ultra della galassia bianconera, i Drughi, tradizione, antichi valori, Viking, nucleo 1985, e quelli di Via Filadelfia, finiti nell'inchiesta della procura torinese, in tutto una quarantina di indagati. Secondo l'accusa, avrebbero messo in piedi una strategia criminale per ricattare la Juventus dopo che il club bianconero un anno fa aveva deciso di interrompere ogni rapporto con la frangia più estrema della tifoseria. L'indagine è durata un anno, parte dalla denuncia della società bianconera, parte lesa, costretta ad assecondare i ricatti, altrimenti avrebbe pagato le conseguenze, azioni degli ultras fatte per penalizzarla, come gli striscioni offensivi contro il Napoli, cori razzisti, sciopero del tifo. Ci sono state anche violenze fisiche contro le persone fisiche, contro altri tifosi che non dovevano entrare in certi settori dello stadio, che se si permettevano di disobbedire allo sciopero del tifo venivano picchiati, venivano emarginati. Il senso del ricatto, come spiega la procura: io per te società faccio un lavoro utile con una tifoseria compatta e corretta dentro lo stadio, non hai nessun problema, ma tu mi devi pagare il servizio. I tagliandi ottenuti a un prezzo scontato venivano distribuiti anche nel bar dello stadio, i gruppi si riunivano per la spartizione, la rivendita affidata ai bagarini. I Drughi potevano recuperare centinaia di biglietti grazie alla compiacenza di alcune agenzie abilitate. Non c'è un dato certo sui guadagni ottenuti, un biglietto di finale di Coppa Campioni poteva costare anche 1.800 euro. Al momento è stato escluso il reato di associazione mafiosa, ci sono indagini in corso. I reati contestati agli indagati risalgono alla conclusione dell'altra maxi inchiesta che nel 2016 aveva dimostrato come la 'ndrangheta fosse presente in alcuni gruppi ultras, le accuse, associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Facciamo ora il punto sull'omicidio a Roma, in pieno centro, del carabiniere Cerciello Rega, perché oggi era prevista l'udienza del riesame in cui gli avvocati di uno dei due imputati, i due giovani californiani, intendevano chiedere la revoca della misura cautelare, una azione che però poi hanno deciso di non fare. Vediamo perché. Nessuna scarcerazione. La difesa di Natale Yort, uno dei due ragazzi americani accusati dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, assassinato a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorsi, ha ritirato oggi la richiesta di revisione della misura cautelare al Tribunale del Riesame. Una decisione arrivata dopo 2 ore di udienza a porte chiuse e sulla quale pesano i nuovi elementi arrivati negli ultimi giorni che sembrano aggravare la posizione di Yort. Sono in corso ulteriori attività tecniche di
estrazione di dati che saranno depositati nei prossimi giorni. È impensabile che mentre il Tribunale sia in Camera di Consiglio, nel frattempo altri atti vengano riversati nell'indagine. Mi pare che sia l'unica scelta ragionevole. L'equo e giusto processo credo che venga prima di qualsiasi ulteriore considerazione. La difesa di Edgar Finnegan Lee, accusato di essere l'assassino materiale del vice brigadiere, da qualche giorno aveva rinunciato alla richiesta di scarcerazione. Per Hjort invece sono sembrati decisivi gli ultimi atti depositati dagli investigatori, le foto trovate nel cellulare dell'indagato e che secondo gli inquirenti rivelerebbero il profilo di un ragazzo spavaldo con problemi di droga e l'abitudine, testimoniata da diverse foto, di ostentare un uso disinvolto di armi da fuoco e coltelli. Ci sono inoltre le impronte di Hjort su uno dei pannelli del controsoffitto dietro cui era stato nascosto il coltello con cui è stato ucciso Mario Cercello Rega, un altro elemento che sembra smentire la ricostruzione del ragazzo che ha sempre negato di avere a che fare con l'arma con cui è stato assassinato il vice brigadiere dei carabinieri. Evidentemente c'erano degli elementi che erano abbastanza consistenti nel far ritenere che le esigenze cautelari dovessero ancora permanere. Le indagini quindi vanno avanti, ulteriori atti verranno depositati nei prossimi giorni mentre prosegue il lavoro anche della procura militare che ha indagato Andrea Varriale, il militare che era in servizio quella notte con Mario Cercello Rega. Il reato ipotizzato è violata consegna, il carabiniere infatti confessato di non aver portato con sé quella sera l'arma d'ordinanza. Si svolge oggi all'Aquila in modo significativo la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. Vi partecipano 1000 ragazzi arrivati da tutto il paese in rappresentanza dei propri istituti, il capo dello Stato Sergio Mattarella, il neo ministro dell'istruzione. Noi però abbiamo voluto volgere lo sguardo a Taranto e agli studenti del Rione Tamburi. Non è facile abitare nel Rione Tamburi e anche portare i figli a scuola. Qui si vive sempre in trincea. I genitori lo sanno bene e non sono tranquilli, malgrado promesse e rassicurazioni. Questa mattina hanno riaperto gli istituti Deledda, De Carolis e Vico. 1200 studenti chiusi dal marzo scorso per inquinamento. Troppo vicini alle collinette ecologiche della ex Ilva, oggi ArcelorMittal, il siderurgico più grande d'Europa, che negli anni ha dato tanto lavoro, ma anche malattie e morte. Aree verdi che avrebbero dovuto proteggere il quartiere dalle polveri e dai miasmi che si sollevano dal parco minerario e invece sono state realizzate con gli scarti di produzione della fabbrica. Le collinette sono state sequestrate a febbraio dalla procura di Taranto dopo che ARPA e carabinieri del NOE avevano riscontrato uno stato di grave inquinamento con la presenza di varie sostanze tossiche e cancerogene, tra le quali diossina, idrocarburi pesanti, alluminio, sostanze con concentrazioni superiori alla norma. Gli alunni fino a giugno sono stati trasferiti in altre strutture sempre di Tamburi e nel frattempo i 3 istituti troppo vicini al parco minerario bonificati e messi in sicurezza. Sulle collinette costruite negli anni 70 dall'allora Italsidere è stata stesa una rete di fibra di cocco per evitare la dispersione delle polveri. Sembra tutto tornato alla normalità, ma i genitori di Tamburi non si fidano, nonostante la procura abbia disposto il dissequestro dell'area e il sindaco revocato la chiusura delle scuole. Io mando mia figlia a scuola oggi, ma la mia lotta non è finita qua, io continuerò a vedere sinceramente cosa c'è sotto questo suolo, in questa scuola e nei dintorni. Non tutti hanno seguito il suo esempio. 120 ad agosto i nulla osta dati dal provveditorato alle famiglie per cambiare scuola e portare i propri figli lontano da Tamburi e dagli altoforni dell'acciaieria. Con queste immagini ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e al ritorno vedremo le notizie sportive. Tra poco. Bentornati in studio, allora apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio. Stasera c'è l'ultima gara della terza giornata con il Torino che battendo il Lecce potrebbe raggiungere l'Inter al comando della classifica. Cominciamo da qui. Fuga Inter o aggancio Torino? Il posticipo con il Lecce offre questa sera ai Granata la possibilità di raggiungere in vetta i nerazzurri di Conte, attesi sabato prossimo dal Milan nel derby di San Siro. A Verona i rossoneri con poche idee e molta sofferenza sono riusciti a vincere grazie al ritorno al gol di Piontek, che ha punito il gialloblu sbloccandosi sul rigore dopo 119 giorni di digiuno. C'è ancora tanto da lavorare, ma Giampaolo è sulla strada giusta. Stesso discorso per la Roma di Fonseca, anche contro il San Siro.
Sassuolo. I giallorossi hanno mostrato le loro due facce, micidiali in attacco, 4 reti già nella prima mezz'ora di gioco e vulnerabili in difesa, con Berardi libero di costruirsi la doppietta che gli vale il trono dei marcatori con 5 timbri in 3 partite. Ancora meglio di Milan e Roma sta facendo però il Bologna, 7 punti come la Juventus. I rossoblù hanno rimontato il doppio vantaggio del Brescia, guidati via telefono da Mihajlovic. E al rientro dalla trasferta, grande festa per il 4-3 esterno sotto la finestra dell'ospedale, dove è ricoverato il tecnico serbo. Tra le facce allegre della domenica c'è pure quella di Gasperini. Sul campo del Genoa, la sua Atalanta ha strappato i 3 punti con Zapata al 95esimo e adesso i bergamaschi si preparano all'appuntamento con la storia. Mercoledì a Zagabria, l'esordio assoluto in Champions League. Tra le immancabili polemiche legate al VAR, a Marassi, ma soprattutto a Parma, dove il Cagliari ha potuto festeggiare il successo soltanto dopo un recupero record di 10 minuti, la ripresa della Serie A tra la sosta per le nazionali e il via delle coppe europee ci ha restituito l'ennesimo blackout della Lazio. A Ferrara la squadra di Inzaghi ha dominato per un tempo, poi, come le succede spesso, è crollata subendo l'1-2 della SPAL. Un calo di tensione sul quale i biancocelesti dovranno ragionare se vogliono compiere il salto di qualità. Poi c'è la MotoGP, ancora un successo per lo spagnolo Marc Marquez. Ieri il campione del mondo in carica ha conquistato il Gran Premio di San Marino in sella alla sua Honda. Deciso il sorpasso nel giro finale ai danni del francese Quartararo dopo una gara condotta alle spalle del pilota della Yamaha. Solo quarto Valentino Rossi, che correva sul circuito di casa, e ancora più indietro ha chiuso Andrea Dovizioso sulla Ducati, adesso staccato di 93 punti dal leader Marquez in classifica generale. Lo spagnolo potrebbe così confermare il suo titolo iridato già a inizio ottobre in Thailandia, con 5 gare di anticipo sulla fine della stagione. Ed è stato un trionfo spagnolo anche al Mondiale di basket. La Spagna ha vinto il suo secondo titolo iridato, battendo l'Argentina in un finale in cui c'è anche un tocco d'Italia. Non era il team con più talento, non era il team con la maggiore stazza fisica, di certo non era il team dato per favorito, abbandonato da alcune stelle infortunate, schiacciato nei pronostici da Stati Uniti e Serbia. Abbiamo avuto però il cuore più grande, dice l'MVP Ricky Rubio. Abbiamo vinto come squadra e questo è l'orgoglio più grande per noi, avere vinto come una famiglia è più importante della stessa vittoria al Mondiale. Una famiglia di cui l'italianissimo Sergio Scariolo, classe 1961, conosce segreti e certezze da 9 anni a questa parte, avendo accumulato con la nazionale roja 7 medaglie in totale, con 4 europee, 3 delle quali d'oro, oltre a un argento e a un bronzo olimpici. Il percorso netto della sua squadra, arrivata in fondo senza perdere una partita, compresa quella vinta, sia pure con difficoltà con l'Italia, spiega molto più di molti manuali l'approccio alla pallacanestro, fatto di umiltà e di gestione, di equilibri psicologici oltre che tattici, con una accorta gestione dei talenti, che alla fine emergono, il play Rubio MVP del torneo e il centro Gasol nel miglior quintetto, ma senza oscurare il lavoro del resto del team. Ma l'epopea di Scariolo, che nel giro di 6 mesi è diventato il primo allenatore a mettere insieme un titolo NBA come assistant coach di Nick Nurse ai Toronto Raptors e un oro mondiale, deve fare riflettere anche alle nostre latitudini. Perché anche la forza di Don Sergio, interista sì, ma con moglie spagnola e figlio già in nazionale spagnola under 18, sarebbe stata insufficiente senza il ricambio che il movimento cestistico iberico ha garantito negli ultimi 15 anni. 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi dal 2006 ad oggi non si vincono solo grazie ai grandi allenatori o alla fiammata di qualche isolata stella del parquet. Con il basket si conclude il nostro telegiornale alle 14:11. Dopo di noi Tiziana Panella e Tagadà. Grazie ancora per essere stati con noi e a domani. Arrivederci.